Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, mi raccomando, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, analisi della terza puntata di Moon Knight, che devo ammettere mi è piaciuta parecchio, soprattutto perché si vedono un po' di mazzate finalmente, poi perché Oscar Isaac sta facendo un lavoro incredibile in questa serie, qui forse dà il suo meglio di sé. Ma ci arriveremo, adesso subito via con l'analisi e poi, come al solito, alla fine un po' di pareri generali sulla puntata e sulla serie. La puntata si apre facendoci vedere Layla intenta a farsi creare un passaporto falso per poter raggiungere Mark in Egitto. Dopo i tipici titoli di testa di casa Marvel, ci spostiamo nel deserto, dove vediamo Arrow e alcuni suoi fedelissimi trovare e scoprire la posizione della tomba di Amit, grazie allo scarabeo d'oro rubato a Mark nella puntata precedente. Mark, che nel frattempo sta inseguendo e pestando alcuni scagnozzi di Arrow, tentando di farsi svelare la posizione del villain. Ma quando sembra essere sul punto di sgozzarne uno, vediamo il riflesso di Steven comparire nella lama del coltello, intimandogli di fermarsi. E qui Mark ha un blackout simile a quello avuto da Steven nel primo episodio, ed infatti si risveglia subito dopo all'interno del taxi, un po' spesato, non capendo bene come sia potuto succedere. Vedendo però gli scagnozzi di Arrow per strada, decide di rilanciarsi al loro inseguimento e, dopo averne bloccato uno contro il muro, ricompare nuovamente Steven nel riflesso, chiedendo nuovamente a Mark di fermarsi. Quest'ultimo quindi si distrae e viene colpito alle spalle, svenendo. Ma subito prima di perdere i sensi rivediamo partire il blackout e Mark si risveglia così fuori dalla città del Cairo mentre sta accoltellando uno degli scagnozzi di Arrow. Mark quindi si guarda intorno notando diversi altri cadaveri e domanda a Steven, sempre tramite il riflesso del coltello, cosa avesse fatto, e Steven gli risponde che lui non c'entra niente. E qui forse mi è sembrata un po' stupidotta la cosa, perché Mark ormai dovrebbe aver imparato a conoscere Steven ed essere in grado di capire che non è stato assolutamente lui ad uccidere tutti quanti. Comunque questa scena secondo me è un'ulteriore conferma di quello che vi dicevo già nelle scorse puntate, ovvero che vedremo la terza personalità di Steven barra Mark, che nei fumetti è quella di Jack Lockley, ma che qui potrebbe essere anche una nuova personalità che si sono inventati ex nova per la serie TV, ma in ogni caso sembra essere quella più violenta e sanguinaria e io non vedo l'ora di vederla in azione. Mark comunque si rende conto che lo scagnozzo più giovane di Amit è ancora in vita e, su suggerimento di Khonshu, decide di tenerlo appeso giù da un dirupo, tentando di farsi dare l'ubicazione esatta della posizione della tomba di Amit, ma quest'ultimo si taglia da solo la sciarpa, scegliendo di suicidarsi e rimanendo fedele ad Arrow. Mark a questo punto, fuori di sé, prima si rivolge nuovamente a Steven accusandolo di aver ucciso tutti, con lui che risponde giustamente che non c'entra assolutamente una mazza, e poi, rivolgendosi a Khonshu, gli chiede di poter interrogare gli altri dei. Khonshu però è parecchio perplesso di questa richiesta, soprattutto perché l'ultima volta che Khonshu era stato al cospetto degli altri dei egizi era stato bandito. Tutto sommato decide di assecondare il suo avatar e fa partire un'eclissi. Questo suo gesto porta quindi gli dei a convocare l'Enea dall'interno della piramide di Giza e Mark si reca quindi al suo interno attraverso un portale. Qui vediamo diversi avatar, tra cui quello di Hathor, la dea della bellezza e della musica, che tra l'altro sembra essere una vecchia amica di Khonshu, e tra gli altri presenti vediamo anche Iside, Osiride, Tefnut e Horus. Scopriamo quindi che Khonshu è stato bandito dagli altri dei per aver quasi rischiato di svelare la loro presenza al mondo e che questi ultimi hanno deciso ormai da diverso tempo di non intervenire nel destino dell'uomo. Una giustificazione che è molto simile a quella usata dagli Eterni, però comunque nel Marvel Cinematic Universe qualcosa devono dire quando introducono personalità e entità così forti e potenti che non abbiamo mai visto nei film precedenti. Certo, è la solita scusa, spero che non la riutilizzino sempre, perché dovessero tirare fuori i mutanti se mi venissero a dire no guarda, i mutanti ci sono sempre stati ma hanno deciso di non intervenire, lì inizierebbe già a girarmi un pochino. Ma dato che in questo caso stiamo parlando di divinità che sono sempre state rappresentate un po' altezzose e pompose, ci sta che abbiano deciso a un certo punto di sbattere nelle palle dell'umanità e farsi i cavoli loro. Khonshu a questo punto, parlando attraverso Mark, accusa pubblicamente Arrow di voler risvegliare Amit e gli dei decidono quindi di convocare l'accusato. Arrow, appena arrivato, non solo nega tutte le accuse di Khonshu, ma inizia a screditarlo, rivelando di aver subito violenze quando era lui stesso su Avatar, ed inoltre, parlando di Mark, svela ai presenti che si tratta di un uomo disturbato, malato e che soffre di personalità multipla. Gli dei quindi decidono a questo punto di scacciare temporaneamente
lo spirito di Khonshu da Mark per lasciarlo parlare liberamente, e quest'ultimo sì, conferma di essere malato, ma conferma anche le accuse di Khonshu rivolte verso Arrow, che però viene scagionato per assenza di prove, e quindi anche la seduta viene sciolta. Prima di lasciare la piramide di Giza, l'avatar di Hothor raggiunge Mark e lo informa che la speranza non è ancora perduta, in quanto potrebbe ancora scoprire la posizione della tomba di Amit tramite il sarcofago di Senfu, rubato e poi venduto da diverso tempo al mercato nero. Tornato per le strade della città egiziana, Mark comincia a chiedere informazioni senza alcun successo, fino a quando non viene raggiunto da Layla, ormai anch'essa arrivata al Cairo. I due si recano quindi a bordo di una barca da Anton Mogart, che nei fumetti della Marvel è conosciuto come Midnight Man, uno dei primissimi nemici di Moon Knight, ladro esperto e abilissimo nel combattimento, che tra l'altro debutta ufficialmente nel numero 3 dei fumetti di Moon Knight, che è anche il fumetto gratuito di questa settimana che trovate sul sito della Marvel. Nei due episodi precedenti c'era un QR code che mandava il link preciso, link che comunque non è cambiato, però in questa puntata onestamente sono andato quasi frame dopo frame, ci ho messo 3 ore ma non ho trovato nulla, quindi se qualcuno di voi ha trovato effettivamente dove hanno nascosto il QR code in questo episodio, me lo faccia sapere con un commento qui sotto, perché sto impazzendo. Comunque il personaggio è interpretato da Gaspard Ulliel, che ricordo essere recentemente scomparso a causa di un incidente sulle piste da sci. I due vengono quindi accolti da Beck, guardia del corpo di Mogart, che potrebbe essere un riferimento a Karish Beck, un altro dei nemici di Moon Knight che fa una breve comparsata nel numero 18 della sua serie a fumetti per poi morire miseramente sempre all'interno dell'albo. Scopriamo inoltre che tra Layla e Mogart è successo qualcosa di strano a Madripoor, città che abbiamo ormai imparato a conoscere in The Falcon e The Winter Soldier. Mogart, un po' titubante, decide comunque di lasciare controllare il sarcofago a Layla e Mark, che però non riescono a ricavarne niente. Per questo motivo Mark, rimasto solo, decide di chiedere aiuto a Steven, che gli suggerisce di iniziare a piegare il cartonaggio della mummia, e ovviamente appena Mark infila le mani nel sarcofago viene fermato da Beck, che però riesce a disarmare senza troppi problemi, ma il nostro protagonista è costretto ad arrendersi, notando che Layla ormai è tenuta sotto tiro. In tutto sto casotto arriva tra l'altro anche Arrow, che dopo aver parlato direttamente a Layla riguardo l'omicidio di suo padre e aver chiesto a Mark di svelare la verità, mostra il suo potere a Mogart, portando quindi Mark ad evocare il costume e trasformarsi in Moon Knight. E qui ragazzi finalmente cominciano le mazzate. Iniziano tutti a sparare contro Moon Knight, che assorbe i proiettili tramite il mantello rispedendoli poi ai mittenti. Poi inizia a tirare pugni, lancia le sue mezze lune taglienti, spezza braccia, gambe, cosa che ho apprezzato un sacco, anche se porca miseria non si vede una goccia di sangue. Io posso capire che non possiamo avere tutto nella vita, questa scena tra l'altro mi è piaciuta in ogni caso, però non capisco perché nelle due scene prima, quando ci sono tutti morti fuori dal Cairo, vediamo del sangue, mentre qui no. È una politica che onestamente non comprendo, ma comunque andiamo avanti. Perché a un certo punto, completamente ma anche un po' a caso, Steven riprende il possesso del suo corpo e torna nei panni di Mr. Knight. Cerca quindi di calmare i toni, intima tutti i presenti di fermarsi, ma di tutta risposta viene impalato da una lancia. Quindi con sua somma gioia riconsegna il suo corpo a Mark, che torna nei panni di Moon Knight, ma a sua volta viene impalato da altre lance e bloccato al terreno. Layla nel frattempo stava combattendo con Beck, che riesce a sconfiggere infilzandolo con la sua collana, e dopo avergli rubato la pistola corre in aiuto di Mark. Però appena entrata all'interno dell'arena compare Mogart a cavallo, che sembra essere sul punto di infilzare la giovane con la lancia. Mark quindi riesce a liberarsi dalla presa delle guardie del corpo, salva Layla e come ultimo gesto tira una mezzaluna sulla schiena di Mogart, che scompare a cavallo tra la nebbia. Scena poetica, e sinceramente non so se rivedremo il personaggio, per il semplice fatto che un suo ritorno non so cosa possa centrare all'interno della storia, ma comunque andiamo avanti. Comunque credo che possiamo essere tutti concordi nel dire che Layla è super cazzutissima ed è la nuova waifu del Marvel Cinematic Universe, almeno fino a maggio, quando tornerà la nostra cara Elizabeth Olsen. Comunque Mark e Layla si stanno recando nel deserto in auto, e quest'ultima chiede a Mark informazioni su quanto detto da Arrow e sull'omicidio di suo padre, senza ricevere però risposta da suo marito. Arrivati nel deserto, Mark e Layla quindi tentano di risolvere l'enigma del cartonaggio del sarcofago di Senfu, senza però ricavarne un ragno dal buco, e per questo motivo Mark è costretto suo malgrado a cedere il corpo
troppo a Steven, che riesce invece a risolverlo senza troppi problemi. Forma quindi una stella coi lembi di carta estratti dal sarcofago, che dovrebbero indicare a loro volta una mappa stellare che dovrebbe rivelare la posizione esatta della tomba di Amit. Sorge però un problema: quella mappa stellare è stata stilata 2000 anni prima e il movimento nel frattempo delle stelle impedisce al computer di Layla di identificare la posizione esatta della tomba di Amit. Compare quindi Khonshu, che rivela ai presenti di ricordarsi invece l'esatta posizione delle stelle in quella notte, e grazie all'aiuto di Steven nei panni di Mr. Knight riavvolge il cielo stellato riportandolo alla stessa identica posizione di 2000 anni fa, e gli effetti di colore che si formano nel cielo con quella sfumatura tra l'azzurro e il rosa mi hanno ricordato tantissimo la copertina della run di Lemire. È praticamente identica e credo che la citazione sia voluta. Col cielo tornato indietro nel tempo, Layla riesce così a tracciare la posizione esatta della tomba di Amit, ma il gesto compiuto da Khonshu porta gli dei a rinchiuderla all'interno di una statuina in pietra. E la puntata si conclude facendoci vedere Arrow parlare direttamente alla statuina di Khonshu, ringraziandolo per i tormenti subiti che sono stati necessari per spronarlo nella sua missione. Terza puntata che mi è piaciuta un sacco, come vi dicevo, tante mazzate, la questione del sangue non mi va particolarmente a genio, però a questo punto abbiamo un Steven barra Mark senza poteri che non potrà più trasformarsi in Moon Knight o in Mr. Knight. Sono curiosissimo di vedere la terza personalità dei due, spero che sia Jake, dato che se devono tirarne fuori una casa almeno tiratemi fuori Jake. E soprattutto, ragazzi, Oscar Isaac, l'ho già detto prima, l'ho detto nella reaction, l'ho detto nel post su Instagram, un lavorone incredibile. Quando passa nel deserto da Mark a Steven fa impressione, e ho dovuto seriamente ricordarmi che si trattava della stessa persona, dello stesso attore che stava recitando, e che non fossero due persone diverse. Mi sta piacendo anche Ethan Hawke, per quanto non abbia avuto ancora questo grosso spazio, spero che glielo daranno nelle ultime tre puntate. E ragazzi, io sono curiosissimo di sapere la vostra opinione, mi raccomando fatemelo sapere con un commentino qui sotto, e io spero che questo video vi sia piaciuto, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!